un consiglio provinciale straordinario dedicato alla sicurezza giovedì 1 settembre in stazione. Raccoglie l'invito lanciato dal direttore del TG di Antenna 3, Domenico Basso, la presidente della provincia Barbara Degani. La stazione e la sua sicurezza, spiega, riguarda non solo la città, ma tutta la provincia. È il posto per eccellenza dove i nostri ragazzi inizieranno ad andare a scuola, passeranno, insomma vogliamo che sia diverso rispetto ad adesso. L'abbiamo voluto come amministrazione provinciale facendo la nuova autostazione delle Corriere ed è la parte forse più bella in questo momento della stazione, però vogliamo anche che sia libero da pericoli e quindi c'è la necessità di riappropriarci di questo posto, lo vogliamo fare seriamente aprendo un dibattito serio. Al Consiglio straordinario sono stati invitati i massimi rappresentanti delle istituzioni, il prefetto, il questore, i responsabili delle forze dell'ordine. Assente dall'elenco il sindaco di Padova, Flavio Zanonato. Riteniamo che non sia solo un problema che riguarda il sindaco di Padova, vogliamo essere costruttivi e non solo enunciare il problema, e quindi riteniamo che sia un problema non solo di Padova, ma anche sicuramente di tutta la cintura urbana, ma anche del territorio provinciale in generale. Per ora nessun commento ufficiale da Palazzo Moroni. In città esiste una percezione di insicurezza reale, come riportano i dati del sondaggio elaborato da Panel Data per Antenna 3. 6 padovani su 10 non si sentono protetti nel quartiere in cui vivono. È proprio un oggettivo problema soprattutto per determinati orari, penso dal tardo pomeriggio in poi, perché si ha oggettivamente paura a girare per alcune zone, penso alla stazione, penso al Portello, ma molte altre zone, penso via Manara.